Bella a tutti ragazzi, sono Fabi J. No. Bella a tutti ragazzi, sono Riccardo Piacentini e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Qui volevo continuare quella che era stata la parte della mia estate con il mese di luglio 2016, in cui vivrò qui in Italia solamente 20 giorni. Infatti oggi è il giorno prima della partenza, il 19, e qui vi farò vedere tutti gli spezzoni di quella che è stata la mia estate per quanto riguarda il mese di luglio in Italia. In uno dei primi giorni del mese sono uscito con i miei compagni di classe per salutarli un'ultima volta. Siamo andati in una spiaggettina sul fiume Adda, che è il fiume che attraversa la città di Lodi, e qui ci siamo divertiti a lanciare i sassi nel fiume, a pucciare i piedi. Comunque è stato un bel pomeriggio. Oh! Oh! Sono uscito anche altri giorni a Lodi per salutare dei miei amici. Sono riuscito a riprendere delle libellule da vicinissimo. Poi va bene, Torre di Lodi e l'ultimo saluto alla città. Il giorno del mio compleanno, il 6 di luglio, sono andato a mangiare la pizza con i miei genitori e i miei nonni, però non ho foto, anche perché ho perso una cinquantina tra foto e video, per cui ci saranno dei media un po' bruttini. E successivamente sono andato con un mio amico a Rimini in vacanza, abbiamo fatto un weekend lungo. La partenza alla mattina presto. Oggi abbiamo preso un treno che è arrivato in anticipo a Bologna ed è un evento straordinario. Tommy saluta. Il giorno successivo siamo andati poi a Riccione. Waiting for the bus. E lì a Riccione c'erano dei miei amici e siamo usciti con loro sia il pomeriggio che la sera e ci siamo divertiti molto. E anche qui ho pochi spezzoni appunto perché ho perso una marea di video. Siamo a Riccione Beach. L'ultimo giorno invece siamo uscite con una ragazza che sarà exchange student anche lei in America, che ho conosciuto nella mia associazione. Abbiamo passato un pomeriggio insieme e abbiamo provato a far capire un po' il dialetto di Milano, Lodi, dove abitiamo sia noi che questa ragazza che andrà in America, ad una sua amica romagnola, e ci siamo divertiti un casino. Cadrega. La cadrega cos'è? Spiegando a una ragazza di Rimini cos'è la cadrega. Ciapa, non lo so. Ciapa la cadrega. Una forchetta, un coltello, non lo so. Siete zotti. Ciapa. No raga, mi sembrarono. Che mi devo sedere. Ciapa la cadrega. Piadina. Sì. Ma devi sederti su una piadina. Cioè fai la sedia. La oh, sedia. La cadrega. Ci hanno poi fatto fare un giretto di Rimini, sono andati a vedere la ruota panoramica, sono andati in spiaggia a fare un giro e l'amica di Noemi, che è questa ragazza che sarà exchange student e che saluta, a cui faccio i miei auguri anche qua, ci ha regalato un brano di Rihanna, ce l'ha cantato, è stata davvero brava e le faccio i miei complimenti. Per cui quando la vedrete su X Factor e vincerà tutto, cioè ricordatevi che in questo video io ve l'avevo già trovato il talento, raga. You and I, we're like diamonds in the sky, you're a shooting star, I see a vision of it. Arrivato il momento della partenza, poi siamo seduti sul treno, siamo tornati a Lodi e qui come al solito sono andato ancora un po' in giro con dei miei amici, le ultime biciclettate. E poi di nuovo in viaggio. Vai, aspetta che vado a dire. Ciao a tutti, sono Don Alessandro, sono il parroco di Riccardo Piacentini. Vi do il benvenuto in questa giornata a Varazze con i ragazzi dell'oratorio. Eh sì, il Don ci ha portato anche a Varazze, che è in Liguria. In giornata, abbiamo fatto questa giornata al mare dove ci siamo divertiti tantissimo. E non vi metto i video in cui ancora mi scherzava, però è un grande, lo saluto ancora anche in questo video. Come vedete ho fatto un po' il deficiente, ho fatto questo scherzo a una mia amica. In pratica provate ragazzi, è una cavolata però mi fa spaccare da ridere. Se leccate
il gomito alla gente. Lei non, cioè, se una persona sta facendo dell'altro non si accorgerà mai, e io con i miei amici ci divertiamo tantissimo. Poi la sera siamo andati a mangiare fuori, a un ristorantino su una terrazza, e è stato molto carino. E niente, poi siamo tornati a Osaka. Ed ora siamo negli ultimi giorni. Come vi ho detto, ho perso tanti video, per cui questo è quello che ho da farvi vedere. Tra le tante cose, l'ultimo risotto allo zafferano di mia mamma. Mi mancherà. E niente, poi sono andato a mangiare la pizza con i miei zii. Sono andato a mangiare la pizza. Salutate. Ciao, amo. Ho salutato anche i miei zii, che anche in questo video saluto. Dopo essere usciti a mangiare con i miei zii e mia cugina, sono poi andato a casa di alcuni amici, uno dei quali è il ragazzo che ha fatto l'introduzione come Favij. Saluto Andre, che era il mio compagno di banco, e ringrazio poi anche Riccardo, che mi ha ospitato a casa sua appunto per la serata, e anche Rebu, con cui mi sono divertito molto. Elmo di Scipio, se gita la testa, dove la vittoria? Siamo stati un po' insieme prima di salutarli. Dopo aver salutato i miei nonni, anche ho organizzato una pizzata con alcuni dei miei amici, quelli che sono riusciti a venire, e li ho salutati tutti. È stata una, spero per loro, anche una serata divertente. A me è piaciuta molto. Prima di concludere le news, domani partirò alle 10.25, ho il volo da Milano Malpensa a New York JFK. Qui farò 10 giorni di camp, in pratica la mattina ci sarà scuola e il pomeriggio sera delle attività, con molti altri exchange student da tutto il mondo. Per circa 15 giorni non pubblicherò video, appunto perché sarò al camp e successivamente ci saranno i primi giorni con la famiglia, quindi non avrò molto tempo da dedicare il video. Quindi ci vediamo più o meno tra 15 giorni, spero il più presto possibile per aggiornarvi su tutto. Adesso vedrò cosa fare. Anche questo video giunge al termine. Prima di salutare tutti, volevo salutare in particolare Sofia, che mi ha chiesto di farlo durante il video. Ciao Sofì. Quindi ci vediamo nel prossimo video, spero il più presto possibile, e dall'America, raga. Ciao a tutti.